Dopo la sconfitta subita a Matera nella gara d'andata della finale di Coppa Italia, i veneziani hanno calcato il terreno del Südtirol, tredicesimo in classifica, quota 35 punti, battendolo 2-0, lasciando così il Padova a distanza di sicurezza con 9 punti di distacco. Siamo stati bravi e abbiamo fatto veramente un capolavoro, perché era impossibile giocare, era impossibile fare un fraseggio, era impossibile fare un cross, e qui il primo che va in vantaggio vince la partita. Il calcio non può essere così. Tutto è avvenuto nel primo tempo. Nello spazio di 12 minuti il Venezia ha chiuso la partita, prima con un diagonale di Marsura, poi con Garofalo su punizione. Una gara con poche emozioni che il Venezia ha sempre controllato dall'inizio alla fine. Ora si pensa alla sfida di mercoledì. Sapevamo che questi erano tre punti fondamentali, il Padova non aveva una gara semplice e magari poteva succedere qualcosa. È successo, però quello che ho detto ai ragazzi a fine partita, che non, dobbiamo continuare, non è fatto ancora nulla, chiaramente più le giornate diminuiscono, i punti aumentano, è un bene, però abbiamo lo scontro diretto e mi auguro, perché oggi anche i tifosi che sono venuti qua ci hanno fatto veramente fare la differenza, di trovare uno stadio mercoledì è la partita della stagione, per cui si affrontano loro due. È chiaro che i nostri tre punti sarebbero un mattone importante per la Serie B.